Sempre da quando sono vegetariana mi vengono fatte una serie infinite di domande, tra cui: ma da dove prendi la famosa vitamina B12? La tua alimentazione avrà davvero tutto quello di cui hai bisogno? Allora, a parte il fatto che forse l'unico problema della nostra alimentazione moderna sono gli eccessi, dobbiamo fare attenzione ad alimentarci in un modo equilibrato, ma questo vale per tutti. In Oriente, dove sono più abituati a rinunciare alla carne, hanno inventato cibi che solo loro potevano inventarsi, come ad esempio il tempeh. Il tempeh è un prodotto a base di soia gialla fermentata attraverso delle spore coltivate in laboratorio. La fermentazione lo rende ricchissimo di vitamina B12 o cianocobalamina, che è essenziale per il nostro organismo. La vitamina B12 è fondamentale per la formazione dei globuli rossi e per la costituzione delle nostre cellule nervose. Il fabbisogno giornaliero di questa vitamina però è di poche decine di milionesimi di grammo al giorno. Il tempeh viene venduto fresco e deve essere sempre consumato cotto. La prima volta che io l'ho acquistato, l'ho aperto, l'ho affettato e l'ho mangiato crudo. Non vi consiglio di farlo perché ha un sapore veramente amaro. Potete farlo fritto e avrete una squisita patatina fritta, oppure saltarlo in padella con delle verdure, tutte quelle che avete di stagione, a seconda dei vostri gusti. Vi racconto una cosa molto molto curiosa che dà adito a molte riflessioni. Esiste una comunità buddista che dalla nascita si alimenta con cibi esclusivamente vegetali. In questa comunità non si è mai verificata una carenza di vitamina B12. Per questa ricetta utilizziamo un panetto di tempeh, che viene venduto così, delle carote, delle zucchine e dello zenzero. Possiamo aromatizzare se vogliamo con il rosmarino o con quello che più ci piace. Usiamo sempre un ottimo olio di oliva. Affettiamo il tempeh a fettine sottili di mezzo centimetro. Le saltiamo velocemente in padella. Aggiungiamo le carote, che cuociono più lentamente, tagliate sottili, così come la zucchina tagliata sottile. Poi possiamo tritare lo zenzero e strizzarlo in modo tale da unire alla ricetta il nostro succo. Aromatizziamo con il rosmarino. In inverno invece possiamo utilizzare delle verdure più invernali come la famiglia dei cavoli, il cavolo cappuccio rosso e quello bianco, e avremo un piatto ricchissimo di proteine e di tutte le vitamine di cui abbiamo bisogno. Ciao Roberto, dovevamo parlare prima o poi della vitamina B12. Qual è il suo ruolo nel nostro organismo? È un ruolo importantissimo, perché senza la vitamina B12 non riusciamo a produrre dei globuli rossi efficaci, e anche a livello di sistema nervoso è importante proprio nella formazione del tessuto. E in quali alimenti si trova maggiormente? Innanzitutto bisogna comprendere che la vitamina B12 è il frutto di una sintesi batterica che viene anche prodotta in vitro dai laboratori, quindi c'è la possibilità di integrarla. Viene prodotta appunto da batteri che sono presenti soprattutto nel mondo animale, ma anche nei cereali, nei legumi, nei prodotti fermentati soprattutto. Cosa possiamo fare se siamo vegetariani? Anche qua, un discorso è l'integrazione, cioè quanta vitamina B12 abbiamo bisogno e quanta vitamina B12 siamo in grado di assimilare. Molti non sanno che, per esempio, l'uso prolungato di aspirina, piuttosto che farmaci che sono inibitori di pompa, che vengono comunque usati per problemi di stomaco, l'uso smoderato di nicotina, l'abuso di alcol, impediscono l'assimilazione del più del 50% di vitamina B12. Quindi, al di là di integrare o non integrare, bisogna anche vedere com'è la persona, qual è il suo stato di salute soprattutto. E se è in uno stato ottimale, non assume farmaci, fa una vita regolare, ha un'alimentazione varia e ricca,
non ci sono problemi nell'eliminare prodotti animali a questo punto. Grazie della tua rubrica. Grazie a te. Io vi lascio con questa citazione di Publio Ovidio Nasone. La provvida terra fornisce ricchezze, alimenti e vivande senza stragi e senza sangue. Con questa frase io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata del Mondo di Vega Chef. Ciao ciao!